ultimo saluto a Don Fausto. Il paese raccolto intorno alla bandiera. Gli alpini aprono la stagione delle sagre. L'arte va in festa. Per lo sport, stagione memorabile per le ragazze dell'UC Solbiatese. Benvenuto Diego. Girinballe apre l'estate. TG di Solbiate, edizione di giugno, ben ritrovati. La notizia temuta da tempo alla fine è arrivata. Don Fausto ha dovuto arrendersi alla malattia con cui combatteva da tempo. Grande il cordoglio di tutto il paese, così come l'omaggio reso al parroco nel giorno dell'ultimo saluto. Milano, 8 giugno 2023, Corpus Domini. Desidero condividere la preghiera di suffragio e di riconoscenza di coloro che hanno conosciuto, amato e stimato Don Fausto Cerioti. La malattia lo ha assalito con una aggressività che l'ha prematuramente e rapidamente consumato. Ma anche nei mesi della malattia, come negli anni del vigore e della salute, ha vissuto il suo ministero di prete consegnandosi totalmente al Signore e alla gente. È stato autorevole nel consigliare, paziente nell'accompagnare, perseverante nella preghiera. Nel vigore è stato intraprendente, nella fragilità è stato riconoscente per ogni aiuto e vicinanza. Nella gioia è stato contagioso, nella tristezza si è affidato a Dio, nella responsabilità è stato esigente, nel dipendere dagli altri è stato disponibile e grato. Ora entra sfinito nell'abbraccio del Padre e riceve la consolazione per la sua vita dedicata, e con la sua preghiera ottiene consolazione e sollievo per tutti coloro che ha servito. Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo. Ci siamo sempre rivolti dandoci del lei, ma penso che nel giorno della Pasqua
perdonerai questo da lassù. Ho un bel discorso pronto in tasca, però veramente, dopo tutto quello che ho sentito, rischierei di essere ripetitivo e di ridire sempre le stesse cose. Allora vorrei brevemente ricordarti per una cosa di cui ti ammiravo tantissimo, la capacità di Don Fausto di parlare e di spiegare. Le sue omelie, come le chiamiamo noi, le sue prediche, erano fatte di parole semplici ma profonde che ben spiegavano le Sacre Scritture, a volte molto difficili anche da comprendere, ma lui sapeva tradurle, spiegarle bene con una grande semplicità. Erano però, come dicevo, parole profonde che a me arrivavano all'anima e mi toccavano anche il cuore, ma penso che sia successo ad ognuno di noi. E sono sicuro che questo passaggio abbia lasciato in tutti noi dei segni indelebili della sua fede, della sua passione, della sua vita, e quindi ci porteremo con noi per sempre il suo ricordo. E vorrei concludere anche io in modo molto semplice, dicendo semplicemente grazie, davvero grazie di cuore, Don Fausto, grazie. Dato sempre sia. Dona lui, o Signore, si splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel primo mistero glorioso contempliamo la resurrezione di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il mese si è aperto con un importante appuntamento istituzionale. Amministrazione, associazioni e cittadini si sono infatti riuniti per la celebrazione del 2 giugno. Grazie per essere qui in questa giornata di festa. E per onorare la giornata di festa iniziamo onorando la nostra bandiera. Thank you.
Questa strada ancora da percorrere è la strada delle prossime e dei prossimi cittadini, di coloro che come voi diventano maggiorenne quest'anno e di coloro che lo diventeranno negli anni a venire. È una grande responsabilità, certamente, ma anche una gran bella cosa, poter essere liberi, poter costruire con le proprie mani insieme agli altri il proprio futuro. Il nostro augurio per questa festa della Repubblica è di poter costruire il futuro che sognate. Vorrei anche aggiungere due parole molto semplici. Il 2 giugno gli italiani hanno scelto da sudditi di diventare cittadini e questo dobbiamo ricordarci e onorare sempre questa scelta. Viva l'Italia, viva la Repubblica! Con l'estate parte anche il calendario delle feste in paese, a dare il via ancora una volta gli alpini, con il tradizionale appuntamento di musica e ristorazione, sempre molto apprezzato. Un testimone prontamente passato a Girinvalle, la cui attesa è stata soddisfatta già nella serata di sabato 17. In occasione di questi appuntamenti e a tutela dell'area feste durante tutto l'anno sono state varate alcune iniziative. Oltre a rinnovare la sorveglianza, la zona è stata affidata a un gruppo di giovani artisti per abbellirla con dei murales. Opere pensate e realizzate dai ragazzi, pronte a dare un nuovo volto e creare una nuova atmosfera. Per la cronaca è tutto, lascio a Lucio lo spazio per lo sport. Stefano Zanovello, storico campione FICTA, ai campionati italiani che si sono svolti a Busto Arsizio, organizzati dalla società Budokan, ha conquistato la medaglia d'oro individuale senior. Questa sarà anche il suo ultimo anno da agonista. Tantissimi auguri per il futuro. Una bellissima e importante esperienza quella che ha vissuto Roberta Dominici il 3 giugno ai campionati italiani assoluti kata di Ostia. A soli 16 anni si è trovata a sfidare atlete professioniste di caratura mondiale. Di certo si può ritenere soddisfatta del suo 13° posto su 92 atlete. Questo lascia ben sperare per il futuro. Importanti allenamenti per le nostre due piccole campionesse, Roberta Dominici a Cesenatico e Sofia Zodda a Neuchâtel in Svizzera, con la presenza dei campioni del mondo e olimpici. Si sono conclusi con grande successo, sia agonistico che di pubblico, i tornei di calcio organizzati dall'UCI Salviatese. Le ragazze, dopo aver retto l'urto della corazzata bresciana del calcinato, hanno concluso l'avventura dei regionali vincendo la sfida con le ragazze del Nord-Ovest. Per concludere in bellezza, la società ha conquistato anche la Coppa Disciplina con la prima squadra. Questo è davvero un grande orgoglio per la società, significa che si sta lavorando bene dentro e fuori dal campo. Il fair play e la correttezza sono i punti importanti di questo progetto. Ma anche un nuovo inizio per la prima squadra, che dopo aver chiuso l'annata a metà classifica, ha scelto un nuovo mister, Giovanni Canestrale, tecnico che in passato ha guidato tra le altre l'Antoniana e il Villa Cortesa. Dopo il Kim Liu e l'Olympic Dream Cup,
che hanno visto protagonisti i nostri bimbi e ragazzi del Tac and Do, ennesima prova di forza, anche il 24 giugno ad Arezzo nella Coppa Chimera, con oltre 650 iscritti, la competizione più grande d'Italia per il settore forme. In totale hanno conquistato 8 medaglie, un oro, 3 argenti e 4 bronzi. L'Ironman è una delle competizioni più mitiche conosciute nel mondo dello sport. Il titolo Ironman è uno dei titoli più ambiti e rispettati nella comunità sportiva. Il concorso è aperto a donne e uomini, professionisti e dilettanti, e la competizione quest'anno si è svolta a Nizza, e fra loro la solbiatese Cinzia Ghisellini. Complimenti. Se n'è andato a 85 anni Renato Longo, il campione che ci fece innamorare del ciclocross. 5 volte campione del mondo, 12 volte campione italiano e 10 volte vincitore a Solbiate. Non smise mai di fare il panettiere. Erano tempi di fatica e di gentilezza, persona cordiale e educata, meravigliosa, come il suo grande amico Renato Pinnari. Con questo è tutto per la sport, ridò la linea a Giussi. Grazie Lucio. Prima di lasciarvi questo mese abbiamo ancora due cose importanti da segnalarvi. Prima di tutto gli auguri e le congratulazioni alla nostra Sofia e a Matteo, la prima annunciatrice del TG di Solbiate e infatti diventata mamma, mamma di Diego. Per concludere, un ampio servizio sulla Domenica di Giro in Valle, ancora una volta capace di attirare in valle migliaia di persone. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima edizione. Thank you.